Il Memorial Day della Polizia si è aperto con la deposizione della corona per i caduti della Polizia alla Questura. Dal 1993, dopo le stragi di Capaci e Via D'Amelio, il Sindacato Autonomo di Polizia, il SAP, organizza nel mese di maggio in tutta Italia il Memorial Day, una manifestazione per ricordare tutte le vittime della mafia, del terrorismo, del dovere e di ogni forma di criminalità. Nell'ambito dell'iniziativa, il sindacato ha voluto organizzare un convegno per non dimenticare presso la sala convegni del Gran Sasso Science Institute. Hanno partecipato il senatore Pietro Grasso, il deputato Gianni Tonelli, il sostituto procuratore antimafia Francesco Del Bene, il responsabile della direzione centrale anticrimine della polizia, Vittorio Rizzi, ex questore dell'Aquila, il segretario nazionale del SAP Sabatino Romano, il segretario provinciale Pier Emilio Bianchi, la vedova dell'ispettore capo della polizia Filippo Raciti, Marisa Grasso. Una memoria che ci porta a ricordare tante vittime della criminalità organizzata, del dovere e delle istituzioni, ma è una memoria che deve servire per creare le ambizioni attraverso il ricordo di questi uomini e di queste donne di poter migliorare il presente e il futuro. E questo deve essere il messaggio che oggi lanciamo dall'Aquila, cercare di utilizzare la memoria per costruire un futuro migliore. L'Aquila è ancora un'oasi felice, ma non bisogna mai abbassare la guardia, dice Pietro Grasso, soprattutto perché ci sono tanti appetiti legati alla ricostruzione. Il terremoto magari ha portato qualche appetito, Presidente, però si vive ancora bene qui? Sì, si vive bene, però bisogna sempre stare attenti perché le infiltrazioni della criminalità organizzata sono sempre possibili, soprattutto dove ci sono interessi, affari, soldi da spendere pubblici e privati. E quindi sotto questo profilo non bisogna mai abbassare l'attenzione su questi fenomeni.